Sono Mario Picozza, fondatore di ANDEA, l'Associazione Nazionale Dermatite Atopica. Ho fondato l'Associazione Nazionale Dermatite Atopica per essere le orecchie e la voce dei pazienti che soffrono di questa malattia, che è spesso debilitante nelle sue forme più gravi, e finché i pazienti e le persone che soffrono di questa malattia possano sentirsi meno sole innanzitutto e possano pensare che c'è qualcuno che porta avanti la causa. Che possa aiutarli a portare avanti la causa della loro salute nei confronti sia della società, perché la società poco conosce questa malattia e spesso e volentieri la persona malata di dermatite atopica è stigmatizzata per la malattia che porta sulla propria pelle, problematiche che sono legate ai costi personali che la persona con dermatite atopica deve affrontare per poter alleviare la sintomatologia della malattia e costi che la società intera deve affrontare proprio per le continue cure che i pazienti visite, che i pazienti con dermatite atopica debbono fare. La nostra associazione vuole anche e soprattutto essere la portavoce delle persone con dermatite atopica nelle sedi istituzionali nelle quali vengono decise quelle che sono le terapie appropriate, che è una malattia che mi piace ricordare per la quale l'ultimo farmaco è stato approvato 10 anni fa, e si tratta di un farmaco ad uso topico. Il mio auspicio è che sempre più persone aderiscono all'Associazione Nazionale Dermatite Atopica, l'ANDEA, per la quale ricordo il sito internet www.andea.it. Potete visitarlo e potete anche lasciare, anche i medici possono lasciare dei loro suggerimenti per far crescere l'associazione, per contattarci, per lavorare insieme, affinché le persone con dermatite atopica possano stare meglio.